concedere. È stata una scoperta la mia. Musicisti di Ponte Decimo di Polcevera ne conoscevo, poeti qualcuno. Ravattando in casa ho trovato un volumetto di poesie di un certo Vivaldi Arbasetti che dallo Spezzino si è trasferito qua per Oviere. È venuto a lavorare a Ponte Decimo, si è sposato, ha vissuto e morto a Ponte Decimo, era un poeta dilettante e ha scritto parecchie poesie. Quindi ho chiesto all'amico Enrico Traverso di intercalare la musica con le poesie, tutto di Polcevera. Il nostro musicista principale sarà Giacomo Pedemonte, di cui quest'anno ricorre il 60° della morte. Chi era Giacomo Pedemonte? Era figlio di un orologiaio, Giovanni Pedemonte, che aveva il negozio nel Carugino subito dopo Pollo, per capirci, per chi è di Ponte Decimo. Aveva un negozietto lì. Musicista dilettante, ma molto in gamba, lui aveva curato il progetto del primo organo della parrocchia, il vecchio Benze Franceschini del 1908, che era meraviglioso. Poi purtroppo negli anni 80 lasciamo perdere quello che è successo in quello strumento. Andiamo avanti. Ebbe due figli, Giacomo e Giuseppe, entrambi musicisti, e per quell'epoca il pensiero che mi è venuto è che è stata una persona altamente intelligente a capire che i figli avevano questo talento e a coltivarlo. Quindi due figli, entrambi musicisti, Giacomo, organista, Giuseppe, diplomato in violino e viola. Giuseppe, che io ho avuto la fortuna di conoscere, è stato organista qui in parrocchia, ma prima era viola al Petruzzelli di Bari, quindi non era un musicista dilettante, tutt'altro. Giacomo, diplomato al liceo di Genova e laureato al Conservatorio di Milano in organo e composizione organistica, è stato docente di organo principale al liceo musicale Pareggiato Niccolò Paganini, oltre che organista per 41 anni alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti e in contemporanea all'Immacolata di Via Sarotti. Quando fu chiamato il 6 gennaio del 1963 ad accompagnare i vespri e la messa pontificale dell'Epifania, era al massimo della gioia, perché per lui era un traguardo riuscire ad entrare in cattedrale e a suonare l'organo della cattedrale, diventando così l'organista titolare della cattedrale di Genova. Purtroppo quella notte gli è venuto l'infarto e non abbiamo più maestro per noi. Solo un piccolo ricordo del Cardinal Siri, che diceva delle opere del maestro: una caratteristica fondamentale nelle sue composizioni organistiche e anche vocali è il carattere melodico mai banale, sempre equilibrato, che riflette i diversi stati d'animo in una perfetta fusione tra pensiero e forma, che ci rivela l'anima di chi realmente può dire qualcosa di nuovo. Era molto devoto alla Madonna. Difatti questa sera presentiamo due composizioni su tre delle sue, delle quali fortunatamente ho ancora il manoscritto, dedicata alla Madonna. La prima è un canto che in parrocchia si è sempre cantato, ed è la canzoncina La Madonna di Loreto, patrona del comune di Ponte Decimo. Il secondo brano è estratto da una messa, sono Kyrie, Gloria e Agnus Dei, orchestrati dal maestro per coro e orchestra, oltre che per coro e organo. E poi la grande parafrasi dell'Ave Maristella Gregoriana, lo Stella Maris, nato per coro, organo, due trombe e tre tromboni, il maestro Fresia, anche lui polceverasco di Ponte Decimo, mi ha gentilmente fatto l'orchestrazione. Io vorrei adesso lasciare un attimo la parola a Enrico per la prima poesia, che non so di chi sia. La signora Navone Margherita, nata nel 59 e all'epoca della stesura di questo libretto abitava a Milano. Posso? Prego. Si intitola Memoria del Nervo, è una parafrasi quella dell'uomo. E dice così: ho visto passare inverni e primavera.
mantenuto per sempre a me allegri, perché spero che la vita che passò a qualche di noi a posto essere servito. Thank you.
Maestro Ferrari, mi ci fai ascoltare il tema per gentilezza? Thank you.
Pensate che un piccolo aneddoto su Maestro Pedemonte. Venne Mascagna come ufficio per dirigere Cavalleria Rusticana. L'organista del teatro non era in grado di accompagnare le quattro note dell'intermezzo. Mascagna l'ha cacciato via Cacci perché era bello di Toscanini. Di corsa il responsabile del teatro chiama Maestro Pedemonte e gli dice: Maestro, venga per favore perché qui dobbiamo tappare un buco. È arrivato Pedemonte, si è messo all'opera, a prima vista ha suonato tranquillamente l'intermezzo di Cavalleria Rusticana, tant'è che Mascagni lo voleva con lui a Roma, ma Pedemonte ha detto di no, perché era il tipico genovese, molto riservato, molto tranquillo, proprio timido, persino rasente la maleducazione, diciamo così, tanto era la sua timidezza, ed è rimasto per la sua vita. Adesso, Enrico, resta pure lì che ti si vede, ti si sente meglio. E sentiamo il secondo verso di Pulcevera. Il secondo è una poesia molto più allegra, molto più giocosa. E di Angelo Boccardo, dice la didascalia di questo libretto, nato nel centro di Pontedice. Ripeto, molto più giocoso, lui si esprimeva raccontando la vita quotidiana. Questo si intitola La partia a scuola. Gioco antico è sempre bello se il suo guai sul decantello. O diverte chi sta a vedere le guambuca da tutt'altro. Non si trovano tanto a prima quattro adatti a una partia, perché uno si parla assieme e quell'altro per concria. Ma che sempre per maluso, l'altro invece lo impone nervoso, poi che quello non si adatta che per gli altri non la sciappa. Ma per questo combinare hanno più ben faticato. Dalle carte a tua missa tante volte che ha scommessa. Incomincia chi a partire con rispetto e simpatia. Ma ben poco per dire appena carta masura, so. Poi vanno quattro professori che esce niente che ha da dire. Caloi all'altro pigia come fissa la famiglia. Ma gli amici e la confidenza chi la fa perdere a riverenza. Gioia e prime paroline, grossolane e poco fine. Ti dovevi calò sette, non pigiare per dare che scopa. O rispondi, ma me è quattro, che è un bel vento, sacco. Ah sì, ciappa, ti gioia a sugar cusciare persa. Quello danno il cianto lì, e a partire le quasi persa. Nani giotto, e son de mano, sì, però, ma se sono lì. Stando attenti in tuo calà, si capiva un buon guagno. Ma guadagnare se è bello, puoi mangiare con sette bello, puoi mandare a fare tutte con dinero, carte e due scuole. Abbiamo perso la gran parte. Dopo tanta ciarla gira, una lode peggio qui che è l'offerta da padrone. Un autore vivente, vivo dentro, è seduto lì, si chiama Roberto delle Piane, figlio di organista, organista, compositore, arrangiatore con lui stesso, un jazzista meraviglioso, fratello di un pianista, ecco là il parallelo con la famiglia Pedemonte e la famiglia delle Piane, perché chi di noi ha cantato, bazzicato con delle parole, si ricorda sicuramente Vincenzino. Vincenzo che arrivava con la sua colenna tranquillo, si sedeva là, non suonava. E poi si alzava e se ne andava, con un discorso di due parole da niente. Ne sono usciti Roberto e Danilo, diplomato in pianoforte, anche lui, eccellente pianista. Qualche anno fa gli ho chiesto un brano e ha scritto per noi e con un tanto di dedica, di cui ringrazio sempre, questa Salve Regina. Era nata per coro e quartetto di sassofoni, poi Maestro Fresia, sempre presente, mi ha fatto l'orchestrazione per coro e quartetto d'arte. Salve Regina. Salve Regina.
tempi belli, quando con mia nonna saltava, ma ti infitto, si do letto, e vedi, fino a chi a pregare la Madonna. E mi pareva che la Madonna mi riesse, diceva mia preghiera in devozione. Poi aspettavo che la nonna mi desse la ciappelletta per tenermi con lui. Che ha sempre tanta gente e a manuiava, e andò nel vece tutte le ardente. Pregavano in latino, come si usava, dicendo un mucchio di bestialità. I frati, con una barba gianca, gianca, de buia e del rispetto, davano senso. Prima ne stavo, se tonta la banca, a respirare il fumo dell'incenso. Ormai è troppo tempo che lo prego. Come ricordo, con nostalgia e anche un po' di rinciato, non nego, quando venivo qui a dire Ave Maria. Entriamo nel periodo natalizio. Domani comincia la Domenica di Natale. E allora, come ogni concerto di Natale che si rispetta, ma anche qui restiamo in crociera. Un canto della tradizione orale che il maestro Flavio Delle Piane, organista di Campomorone, nativo di Campomorone, ha raccolto da qualche persona, da qualche vecchietta, da qualche in giro, lo ha registrato, lo ha musicato, il titolo è Chi vuol provare. Thank you.
Da Ponte Decimo saliamo un po' più su e arriviamo al passo dei Giovani. E lassù ci abita Jacopo Montalvo. Lui, figlio di un mio compagno di studi musicali, che è seduto laggiù in fondo, tra l'altro, lui è diplomato in organo di composizione organistica, dirige e suona il coro alla Chiesa dei Giovani, dirige il coro dei Giovani, ha composto la musica per una poesia scritta da un certo signor Giuseppe Bottaro che abitava sui Giovani. Lui ha messo le note, mi ha passato lo spartito, poi ho chiesto a lui di farmi l'orchestrazione e vi presentiamo questa Luce di Natale. Thank you.
ma tuo papà non doveva fare qualcosa? Ci sarebbe qualcosa da fare, papà. Ma quella è la tua, non quelle due quartine dopo. Ah, la mia, proprio la mia. Papà, la tua, la tua. Grazie, grazie. Prego. Ho scritto la poesia. Un po' più forte, dico, perché quando non si può. Ho scritto una poesia prima del Covid, forse 2018. È nata da un fatto reale, vero? La prima parte, poi la fantasia è partita ed è andata per gli affari suoi. Appena scriveva quasi da solo, scriveva delle volte. Volume? Volume. Si intitola Lettie Ligue. Lettere legate naturalmente. E parte appunto dal fatto. E dice così, dovrei ricordarla. In ciuso io di barba sento, l'altro giorno tempo perso, sono molto via un po' di vento, via più o meno l'universo. Libri veggi, due valigie, il cappello comunque e cime, tre quaderni a righe grigie, busti pinte e veggio lì. Sei carreghe, tutte, in settimana andate voi, che ha due inserci della botte e una cascetta con 18. In te incanto ben righe, in te incanto ben ascuso, che ha delle lettere ben righe. E siccome sono curioso, sono andato e l'ho pigiato. La mia barba con la scrive. L'indirizzo dice a chi? Mi sei insieme, tutte dritte, così. Lo potrei con me. Scorto fuori, che tanta luce, una banchina camerese, non ho niente che mi bruce, pigio a prima e attacco all'ese. Ho le dosi, tenie, belle, niente là in buon modo. Canta non sia luna e stelle, ho capito, parlano. In amore, per una gran figlia, in una barca senza fare, che piace io, tu e mia figlia, o la scritta. Sgarso di l'ifice, quella bella eterna estera, che fa batte forte un più, dopo la fine se sono sposato. Anche a che sto barba sciame cugia con telefonino, quando un più capisce il sciame, non capisce anche più. E figette, garzonetti, chi dici? O in tutto il mondo, giornati, benedetti, e si ascoltano con le riunioni, perché quando arriva l'onda forte che ti piglia dritto, non ti scappa, non è sorte, e a te fa quello che vuoi. Come appena vuoi ti scrivi, forse con il telefonino, l'importante è che ti vivi fino a un fondo stendo su. Da lì ne passò un milione, e questo mondo ancora gira, con che forza, che passione va avanti senza più. In questo mondo, caro amico, il tuo spazio un giro un su, che è un motore forte, antico, vuole sempre lì, l'amore. Magari gli spiccioli fanno troppo rumore quando si buttano su.
quelli di campo suonano meglio, sono più silenziosi. Ricordiamoci delle parole, no, del Vangelo. Io devo ringraziare Emilia di vero cuore, perché tutte le volte che le chiedo, non possiamo fare un Vangelo, pronti. Quindi grazie Emilia, grazie Daniela, grazie a tutti. Sempre in questa data, perché abbiamo un motivo nostro particolare, non sto a dirvi qual è. Noi lo sappiamo, chi è in sala sa qual è questo motivo. Però, prima di questo momento, devo presentarvi, allora, Cristian Maurilio, che ha curato le orchestrazioni del brano che andremo ad eseguire. Ma voglio presentarvi i neofiti, cioè i coristi che per questa sera è la prima volta che cantano con noi. Daniela, Enrica, il mio bambino dietro, bene, allora un'ultima cartina poetica. 11 anni che noi la portiamo avanti questa doppia cartina, ma prima vi voglio presentare l'ultimo brano. Questo brano secondo me è nato qui dentro. L'ha scritto Giuliano Cambiaso, che era anche lui una delle tante anime che hanno mantenuto e continuano a mantenere vivo questo oratorio. Oltre a dedicarlo a tutti, vorrei dedicarlo a tutte le mamme del mondo. È una ninna nanna scritta per la nascita di suo figlio Stefano. Con questo noi tutti vi facciamo gli auguri di un sentito Natale, serenissimo Natale e un felice 2024. Grazie agli amici orchestrali. Thank you.
salutarvi col canto della Carisa tradizionale, per esempio la Sesti Fidelis, sempre armonizzato e orchestrato da Cristiana. Enrico, le due quartine voglio. Noi sappiamo perché. Voi forse non capirete, ma abbiate pazienza, è doveroso. Voce. Un sorriso, ti avvicini, grande cuore. Cala il silenzio, pronti per cantare. Vola pensiero, vola dal mio amore. Ma sei stata chiamata, devi andare. Voce del coro, voce delle voci. Canta per lei, nel freddo dell'inverno. Vola sui campi, vola